Sì, siamo con Sciaudone, protagonista di questa partita, un po' nel bene, un po' nel male, autore del fallo presunto tale che c'è stato in occasione del rigore del Pescara, poi il gran gol per il pareggio. Innanzitutto ti chiedo un commento su questo risultato. Niente, siamo un po' dispiaciuti perché abbiamo veramente dato tutto, siamo tutti super stanchi, portare a casa 0 punti è dura e fa male. Io, come ho detto all'arbitro, in quella circostanza mi sono avvicinato ma mi sono proprio letteralmente fermato e l'avversario ha cercato quel contatto con la palla lontana e già in possesso nostro, quindi non sono veramente riuscito a capire il rigore. Poi magari rivedendolo ho completamente sbagliato io, però non mi è sembrato. Comunque ci siamo messi lì, abbiamo macinato, abbiamo lavorato per cercare di recuperare, ce l'abbiamo fatta e credo che dobbiamo stare più attenti per stare più attaccati al risultato e perlomeno portare a casa un pareggio. Un gran gol comunque il tuo, raccontacelo. Grazie, niente. Ho preso palla, ho puntato un po' la porta visto che i compagni non c'erano e come istinto mi è venuto di calciare in porta più forte possibile, incrociare, e è andata bene, fortunatamente è stato un bel gol. 2 partite in casa, 0 punti, c'è ovviamente un po' di dispiacere, un po' di scoramento in casa del Cosenza, ma sia con la Salernitana che oggi col Pescara, a sentire anche i colleghi di Cosenza, non avete fatto male sul piano del gioco? Sì, sì, niente, comunque noi ci siamo, non dobbiamo abbatterci, dobbiamo stare comunque con la testa alta perché stiamo dando tutto, credo che si vede, fa anche piacere andare a prendere gli applausi sotto i tifosi che però giustamente hanno bisogno di punti e di una classifica differente, quindi adesso ci toccano delle trasferte toste e andremo ad affrontarle come abbiamo fatto sempre per cercare di portare a casa il massimo. Non è facile guardare in casa ad altri, però visto che avete affrontato il Pescara, questa squadra come ti è parsa? Sicuramente hanno delle grosse qualità individuali, hanno anche loro avuto modo di esprimere, però credo che anche noi abbiamo avuto il nostro ben da dire. Niente, è andata così e loro si portano a casa questi 3 punti, meritatamente, non meritatamente. Niente, ci dovremmo rifare al ritorno contro di loro e adesso ci dovremmo rifare con il Benevento. Quali sono per Sciaudone le squadre favorite in questo campionato? E ricollegandomi alla domanda del collega, il Pescara può ambire ad un campionato di alta classifica, secondo te, anche se siamo le prime battute? Ma ci sono squadre appena retrocesse, sicuramente hanno un qualcosa in più. Il Benevento ha fatto una squadra veramente forte e sulla carta, poi ci sono tante squadre che comunque sono lì per lottare, il Perugia, lo stesso Pescara, comunque credo che il livello si sia alzato un po' per tutti, infatti ci sono risultati fuori casa, in casa alternati, quindi ci sarà da battagliare in tutte le partite, poi a fine girone d'andata sapremo un po' come sarà l'andamento.